Mercoledì 1 giugno 2022 siamo a Sant'Angelo in Vado, dove si conclude il ciclo di incontri promosso dalla Regione Marche e dal PSR Marche, Piano Sviluppo Regionale, per presentare i bandi di prossima emissione legati alla programmazione 2023-2027 dedicati agli imprenditori agricoli. Quest'oggi il tema è quello della valorizzazione del patrimonio forestale con i bandi a favore della tartufica cultura e l'impianto di nuove tartufaie a sostegno della filiera legno-energia. Diciamo subito che oggi qui a Sant'Angelo in Vado presentiamo la misura 8, che è quella che riguarda la forestazione, quindi la manutenzione, lo sviluppo e di tutto quello che è il nostro patrimonio boschivo e forestale. Dentro questa misura ci sono cose importanti, alcune misure sono state poco utilizzate in passato, mentre rappresentano un'opportunità secondo me anche da sfruttare meglio, e soprattutto qui dentro c'è anche la misura che riguarda la forestazione. Cioè tutto ciò che riguarda, scusate, la tartuficoltura, cioè la manutenzione delle foreste e l'utilizzo anche di alberi e anche la piantumazione di nuovi alberi finalizzati alla crescita, alla produzione di tartufo. Qui siamo in un centro che per tanti anni ha avuto un ruolo fondamentale, il più grande e più importante che c'è di tartuficoltura, che fa anche assistenza tecnica, dà le piante che hanno già, diciamo così, avuto una, che possono diventare già produttive. Però ecco, questo è un settore che ha bisogno di un grande aggiornamento e anche di un sostegno da parte delle istituzioni un po' più profilato. Molti imprenditori ci chiedono di cambiare, di semplificare la misura, e oggi è una giornata di confronto istituzionale con le imprese che si occupano appunto di tartuficoltura all'interno di questo centro che è della regione e che forse va anche rilanciato. Per questo siamo qui, per dare anche un segnale a questo mondo che rappresenta non solo un fatto produttivo molto importante, ma rappresenta anche un'opportunità di valorizzazione di quella offerta turistica che noi vogliamo sviluppare attraverso prodotti e attività come quella della tartuficoltura, ma anche della ricerca del tartufo naturale, che per alcuni può rappresentare davvero un'esperienza turistica, quella della cerca del tartufo. Beh, un bilancio, tanto impegno, un po' di fatica, però certamente ripagata dalla gratitudine di tante imprese e anche di tanti comuni, tanti sindaci coinvolti, che in questo tour hanno potuto primo confrontarsi e qualche volta anche criticare, dare la loro opinione e dire che cosa secondo loro non andava. Secondo, un'opportunità di confronto, di analisi, di percezione della realtà, che molto spesso serve a noi ma anche ai dirigenti della regione, perché un conto è stare chiusi dentro l'ufficio e un conto è andare sui territori, guardare in faccia le persone che sono beneficiari di questi bandi e magari hanno anche dei consigli da dare. Con Fabrizio Cerasoli, funzionario della Direzione Agricoltura e Politiche Agroalimentari della Regione Marche, illustriamo questi bandi a misura del territorio relativi alla tartuficoltura e all'impianto di nuove tartufaie per la misura 8.1. Sì, e questa misura ha l'intenzione di sviluppare nuovi investimenti soprattutto nei territori interni a vantaggio di nuovi impianti di tartufaie per la produzione di tartufi, che la nostra regione è una particolarmente evocata, soprattutto per il nero pregiato. E quindi il nostro tentativo è quello di incentivare proprio questi nuovi impianti per avere un domani, un futuro alternativo per queste zone interne, sia in termini di reddito che di occupazione ovviamente.
Quindi la scelta di Sant'Angelo in Vado non è stata proprio a caso. Esatto, qui siamo proprio nella patria del centro, uno dei pochi centri riconosciuti dal Ministero 50 anni fa circa, e uno dei più all'altezza nella ricerca e nella sperimentazione nel settore delle certificazioni delle piante, produzione di piante micorizzate, che è un aspetto particolarmente delicato e specialistico. Ecco, dopo questi 2 anni di pandemia, signor Cerasoli, come si è incrementato il mercato del tartufo? Allora, purtroppo il tartufo ha subito degli alti e bassi, soprattutto per via degli andamenti climatici. Ovviamente ha condizionato molto questi periodi siccitosi, estremamente siccitosi, che si sono prolungati per mesi, hanno compromesso sia la produzione annuale che quella del futuro, perché ovviamente innesca una dinamica sfavorevole all'interno del sottosuolo, a svantaggio quindi della micorizzazione. E speriamo adesso di ripartire, adesso al di là dei cambiamenti climatici, degli effetti negativi, speriamo di ripartire bene con una nuova motivazione da parte degli imprenditori, che numerosi partecipano a questi bandi, quindi speriamo che ci sia un futuro promettente. Quindi più il clima della pandemia ha influito? Il clima ha inciso tantissimo, ovviamente. La pandemia ha rallentato molto le attività, come ben sappiamo, ma sicuramente il clima condiziona molto, anche perché le piante sono esposte agli agenti meteorici, quindi se piove, piove, se non piove purtroppo difficilmente possiamo compensare con la mancanza di acqua se non abbiamo fonti di irrigazione. Insomma. Il dottor Danilo Curzi è l'altro relatore della conclusione del ciclo di incontri che si tiene oggi a Sant'Angelo in Vado, relativo al PSR Marche sui bandi per gli sviluppi agricoli. E il dottor Curzi è specialista nella filiera legno-energia. Ecco, ci racconta quale sarà la tematica del suo intervento, dottore. Sì, la filiera legno-energia è uno degli interventi, degli ultimi interventi attuati, uno degli ultimi interventi messi in atto del PSR Marche, dalla Regione Marche. È una misura abbastanza nuova. Il PSR Marche tra i suoi interventi prevede anche questi interventi di cooperazione che prevedono un insieme di interventi di altre sottomisure correlati per mettere insieme una filiera dove vari attori della filiera, della forestazione o anche produttori forestali e non si mettono insieme per fare in modo che i boschi vengano sfruttati in modo lineare e locale per la produzione di energia rinnovabile. Ecco, dottore, ci spiega chi sono gli attori di questa filiera, perché visto che è abbastanza nuova, magari il nostro pubblico è curioso di conoscerli. Gli attori della filiera, è composta da un soggetto promotore che è il capofila della filiera. Il soggetto promotore gestisce tutta quella che è la filiera e tutte le altre azioni messe in atto, dalle domande della filiera alla domanda della cooperazione, e gestisce quello che sono tutti gli interventi e i costi della progettazione della filiera. Poi ci sono altri attori che intervengono su altre sottomisure che vengono attivate all'interno della filiera, quali sottomisure vanno dalla sottomisura che prevede corsi di formazione per gli operatori forestali, alla consulenza per le aziende forestali, al sostegno, alla sistemazione della viabilità forestale, al sostegno per l'acquisto di macchinari forestali e pure al sostegno per l'avviamento di nuove attività da parte magari di aziende agricole o forestali che vogliono attivare la produzione di energia da biomassa forestale. Dottore, ci dica la verità, perché ogni volta compilare questi bandi è un rompicapo a cui veramente è difficile arrivare in fondo. Sono difficili anche questi? No, questi sono molto difficili. Perché non è un singolo bando, ma si tratta di mettere insieme ben 6 bandi diversi. Mamma mia! Che, eh,
che devono essere tutti, devono essere tutti correlati tra loro e sicuramente questo complica un po' le cose. Sicuramente darete una mano a chi vorrà compilare questi bandi. Beh, noi siamo sempre disponibili per qualsiasi cosa, quindi per dare le spiegazioni possibili. Il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Stefano Parri, è il padrone di casa di questo ultimo incontro dialoghi con i territori. Il tartufo protagonista a Sant'Angelo in Vado a chiudere questo tour della Regione Marche in giro per la nostra bellissima regione. Sì, per noi il tartufo è un elemento importantissimo anche nell'economia del paese. Abbiamo la Mostra Nazionale del Tartufo Bianco che quest'anno avrà la 59esima edizione, ma soprattutto è importante, ringrazio la Regione Marche, di fare questo evento qua in conclusione del roadshow che stanno facendo sul PSR, perché Sant'Angelo si è sempre da sempre qualificata come sito produttivo, quindi ha una valenza doppia per noi questo incontro qua. Pesaro, capitale della cultura, Sant'Angelo in Vado, capitale del tartufo. Assolutamente sì, non abbiamo niente da temere nei confronti dei players internazionali più importanti, anzi, molte volte quello che trovate ad Alba o in altri siti che magari dal punto di vista commerciale sono più importanti di Sant'Angelo in Vado viene da questi territori qua. Quindi anche un importante richiamo turistico. Sì, 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 assolutamente sì. Il discorso poi del turismo esperienziale sta sempre prendendo più piede. Noi l'avevamo già inserito l'anno scorso nella 58esima e sicuramente lo riproporremo a tutti quei turisti che vengono a Sant'Angelo in quel periodo particolare, perché poi facciamo riferimento al bianco pregiato. Tutte le persone che verranno ad ottobre nella Mostra Nazionale del Tartufo avranno la possibilità di fare un'esperienza di cava, di cerca al tartufo. In questi ultimi anni noi abbiamo dato, soltanto nel 2021, oltre 7.000 piantine di tartuficoltura che sono state, diciamo, in qualche modo hanno collaborato con il PSR, nel modo che, utilizzando gli agricoltori i finanziamenti del PSR, hanno poi, diciamo, messo a dimora tutte queste piantine. Noi offriamo un servizio, offriamo formazione, offriamo le piantine naturalmente, sempre di grande qualità, perché a questo noi ci puntiamo molto. Abbiamo la collaborazione con l'Università delle Marche e quindi a questo settore ci teniamo particolarmente. Qui abbiamo il primo centro di tartuficoltura riconosciuto a livello italiano. Quando si parla di tartuficoltura le Marche non sono seconde a nessuno. Se guardiamo i numeri, in qualche modo il Molise pro capite potrebbe rosicchiare qualcosa, ma non sono assolutamente le Marche. Noi abbiamo puntato molto, Sant'Angelo in Vado in particolare, abbiamo questo centro che ormai è storico, un punto di riferimento. Non dico altro, ma siamo veramente all'avanguardia, possiamo dirlo a voce alta. Il magnifico rettore dell'Università di Urbino, dottor Giorgio Calcagnini, presente qui all'ultimo ciclo di queste conferenze dedicate ai dialoghi con i territori. L'Università presente e collabora anche per questo progetto. Siamo presenti perché è un rapporto storico. Il mio predecessore, il professor Stocchi, era originario di qui, aveva proprio lui avviato questa idea della coltivazione anche del tartufo, quindi è sicuramente una cosa importante. È importante perché in un periodo in cui sempre più spesso è prevalsa la globalizzazione, invece proprio in questo periodo si è riscoperto il valore dei territori. I territori come momento sia di crescita, di sviluppo, ma anche di modo di stare sul territorio, quindi del benessere di chi ci vive. Quindi tutte le occasioni che è possibile mettere in atto, in questo caso specifico dalla regione con i vari bandi per accedere a determinati finanziamenti, sono delle occasioni appunto che permettono di raggiungere questo obiettivo, quindi far rimanere le persone sul territorio e facendole appunto stare bene, avendo possibilità di lavorare e di appunto anche creare quella socialità che invece in molti territori dell'entroterra vediamo che sta un po' diminuendo. Abbiamo appunto, si parla di questi temi anche all'interno dei nostri corsi, soprattutto in ambito scientifico, e speriamo che appunto
sviluppando anche queste professionalità, diciamo, non generali ma specifiche, possa permettere ai nostri laureati anche di dare un contributo allo sviluppo e alla crescita dei territori. Lorenzo Bisogni, l'autorità di gestione del PSR Marche, qui oggi a Sant'Angelo in Vado per la presentazione del bando dedicato alle tartufaie e alla filiera legno-energia. Sì, ultimo incontro del giro che è stato fatto a livello regionale per presentare tutte le nuove iniziative che si attiveranno con il PSR. Il tema della giornata è la montagna, quindi bosco e tartuficoltura, filiera legno quindi per il bosco e bando per la tartuficoltura. Quindi presentiamo il bando con l'obiettivo di semplificare le procedure rispetto ai bandi degli anni passati, che in effetti hanno evidenziato alcuni problemi di complicazione amministrativa. E dall'altro appunto presentiamo il bando filiere, che è già aperto e che rimarrà aperto fino alla fine dell'estate, dove prevediamo di finanziare sia la fase di taglio del bosco e di esbosco, sia la fase di produzione di energia o materiale energetico, quindi materiale energetico cippato, energia, impianti per produrre calore o anche energia elettrica. Che tipo di riscontro e quali aspettative avete per la partecipazione al bando? Beh, per la tartuficoltura oggi non riescono le persone a stare dentro la sala perché appunto sono tantissime, c'è un grande interesse. Quindi per la filiera del legno è un po' più difficile, perché in effetti convincere tutti gli operatori a mettersi d'accordo e organizzare un intervento del genere non è semplice, ma stiamo ricevendo già i primi progetti, quindi speriamo bene. E a proposito di filiera del legno, accennava prima anche a questo problema degli aumenti del costo dell'energia, per cui potrebbe alleviare anche la situazione economica. Sì, è chiaro che non è che riusciamo ad incidere a livello nazionale sulla produzione di energia, sono piccoli passi che si stanno facendo, ma sicuramente l'innalzamento del prezzo dell'energia può rendere conveniente questo tipo di attività, che magari fino all'anno scorso riscontrava meno interesse. Quindi energia oltretutto rinnovabile, quindi favorevole per l'ambiente. Grazie dottore. Gentilissimo, grazie. Si chiude in questa splendida cornice di Sant'Angelo in Vado questo tour della Regione Marche nei 7 appuntamenti che si sono snodati lungo tutto il territorio regionale. Si è iniziato il 18 maggio da Macerata Feltria per poi approdare ad Arcevia, Pignano del Tronto, Ortezzano Valdaso, Cartoceto, Potenza Picena. E abbiamo concluso oggi con questa conferenza, con questo incontro con l'imprenditoria della nostra provincia legata alla filiera del tartufo e del legno. Da Sant'Angelo in Vado per Rossini TV, Marco Cadeddu.